Don Antonio Allegritti dalla parrocchia di San Michele Arcangelo in San Pelino di Avezzano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Monsignor Giovanni Massaro, eccolo, è il nuovo vescovo, quello che oggi 3 ottobre si insedia nella nostra diocesi. Allora, Don Antonio, la pastorale giovanile, i ragazzi, una figura giovane, un vescovo giovane. È una gioia accogliere un vescovo giovane, dinamico. Abbiamo avuto un gran bel parlare di Monsignor Massaro nella ordinazione episcopale ad Andria. Tutti hanno detto un grandissimo bene di lui, della sua relazione con i sacerdoti, è stato vicario generale, e con i giovani. E questo è un motivo di gioia enorme per noi, anche perché, mi si permetta, il rapporto con i giovani sarà, intuisco, anche una staffetta, diciamo, nel senso che il vescovo Pietro, lo abbiamo detto e lo sappiamo, ha avuto molto a cuore i giovani, e il vescovo Giovanni prenderà la staffetta del vescovo Pietro, e noi con tanto entusiasmo vogliamo accompagnarlo e lasciarci guidare da lui. Il vescovo è pastore, e Papa Francesco ci dice sempre che il pastore è colui che sta davanti, che guida, colui che sta in mezzo, condivide, e colui che sta dietro, che segue, che ha l'olfatto per le pecore e per il loro cammino. E penso che questo è lo stile del nostro vescovo Giovanni. Un episcopato che si prevede piuttosto lungo. I ragazzi, i giovani, quanto si possono sentire coinvolti da questa nuova figura, con questa verve, con questa gioventù insita per forza di cose? Penso che si sentiranno molto coinvolti per via del profilo biografico, caratteriale del nuovo vescovo, e anche per via del ministero stesso del vescovo. Anticamente si diceva che il vescovo è pontefice, da cui il papa, romano pontefice oppure sommo pontefice, una parola forse per noi un po' difficile a comprendersi, ma in realtà bellissima, affascinante, perché il pontefice è colui che crea ponti, e penso che noi giovani abbiamo bisogno, soprattutto nel post-Covid, di creare ponti, di creare legami e relazioni. E questa celebrazione in una cattedrale che si prevede così gremita, mi sembra proprio il momento in cui possiamo creare ponti, ponti con il Signore, ponti con il Vescovo e ponti tra di noi, di cui abbiamo tanto, tanto bisogno. Questa figura anche nelle scuole? Direi proprio di sì. Abbiamo la ricchezza di ottimi insegnanti di religione e di ottimi insegnanti in genere, di ogni disciplina. Una nota mia biografica: spesso mi è capitato di entrare nelle scuole ed ho visto quanto bene può fare un'ora di religione, di riflessione, di contatto, di dialogo, proprio per sviluppare ciò che c'è dentro, le domande, e il vescovo lo farà in un modo straordinario.